last year. European Athletics men's rising star of the year is Mattia Furlani. Una stella brilla sull'Europa dell'atletica. È Mattia Furlani, premiato sabato sera come Men's Rising Star dalla European Athletics. A Vilnius vince il lunghista e vince l'atletica reatina. Il portacolori delle Fiamme Oro, cresciuto con la studentesca, alla Compensa Concert Hall della capitale lituana, era insieme al fratello Luca e alla mamma allenatrice Katy Seck. Il riconoscimento per il miglior atleta europeo emergente dell'anno è arrivato dopo una grande stagione in cui di fatto Furlani è ancora nella categoria junior in virtù dei suoi 18 anni. Ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo agli europei under 20 di Gerusalemme con 8,23, sfiorando il personale di 8,24 dopo essere atterrato anche a 8,44 ventoso a Savona, la miglior misura di sempre al mondo per un teenager in ogni condizione. Un sogno, davvero. Dall'anno scorso, da quando non sono riuscito a vincerlo, l'ho sognato veramente tutta la notte. Volevo questo obiettivo a tutti i costi, pur facendo, non lo so, il record dell'universo che non esiste per farlo, e ci sono riuscito, è veramente un sogno. È la seconda volta che un atleta italiano si aggiudica questo riconoscimento, dopo il successo di Andrew Howe nell'edizione inaugurale del 2007. Un ideale passaggio di testimone tra due atleti reatini, grandi amici e legati dal salto in lungo. Il 2023 è stata una bella introduzione appunto per il 2024 e per quello che verrà assolutamente, sia a livello positivo e negativo, per il semplice fatto che appunto queste gare a livello assoluto mi hanno dato veramente tanta esperienza per le gare future come gli europei a Istanbul, che comunque, oppure mondiali outdoor a Budapest, che comunque non sono andato nei migliori dei modi, ma mi hanno veramente dato un sacco di esperienza per le prossime competizioni.